I quadisti, sono finite le cronometrate di gara 1, abbiamo qua Franco Fratton, Extreme Tech, nostro opinionista d'eccezione, e per l'occasione Nicola Montalvini, campione italiano, ormai è sempre una certezza Nicola nelle prime posizioni della QX1 Master, ricordiamo 20 minuti quest'anno, e adesso diamo la parola a Franco per degustarci come sono andate le prove cronometrate di questa QX1. Ma io direi che le prove sono andate molto bene nell'insieme. Nicola, come al solito, ha dimostrato di essere uno dei più forti che ci sono in Europa, su lì non ci piove. È arrivato l'americano che con una guida sembra molto tranquilla, ma senz'altro una moto molto ben preparata, ha fatto un ottimo tempo. Al momento, diciamo, i due piloti che si sono distinti da un punto di vista velocistico sono stati proprio l'americano e Nicola. Grande Nicola per Diana. Penso che comunque è una pista estremamente veloce, dove ci sono 7-8 piloti che vanno senz'altro forte, e tanto dipenderà dalla partenza e dall'errore che eventualmente qualcuno potrà commettere. Non vedo delle grandissime possibilità, salvo incidenti, che ci siano degli stravolgimenti rispetto ai primi tre. Lo stacco è importante, la vedo molto difficile. Forse uno di quelli che potrà fare la differenza, e non è che io glielo sto augurando, anzi, che potrebbero essere gente come Nicola o Schreiber, che quando devono districarsi hanno voglia, fanno anche le cose un per po' quanto diverse bene solito, noi si ecco. Possa volere a Stefano, è ovvio che il nostro italiano, cioè un tifo della Madonna ogni curva, duro Nicola per Diana, aggressivo, cioè saranno bandiere che svolazzano. No, senz'altro. Poi ci sono tutti gli altri che hanno fatto degli ottimi tempi e stanno crescendo. Abbiamo la fortuna di avere un insieme di piloti stranieri che purtroppo qualcuno di loro ha avuto un po' troppi problemi tecnici. Infatti c'è di cui per sta cambiando il motore, mi risulta che anche Stefan lì da parte ha qualche problemino problema. Ce l'ha. Sicle ieri sera ha dovuto cambiare la moto addirittura perché ha avuto problemi col motore da cross sulla moto. Andreino che è andato molto bene, Mattia che ci ha tirato fuori i denti come fa sempre. Tobia che alla fine ha messo insieme un giro fatto bene. Non so se dimentico qualcun altro di quelli che si sono fatti vedere. Ah, e poi c'è stata quella sorpresa di quel ragazzino portoghese mi sembra, o spagnolo, comunque di Montico, che è andato molto molto bene. L'abbiamo visto. Senz'altro è una bella gara. Fortunati direi gli organizzatori che hanno trovato degli appassionati che hanno portato qua un po' di gente. Grande Franco. E vediamo a Nicola. Nicola, abbiamo visto ormai da pilota maturo quale tu sei, abbiamo visto una tua gestione delle cronometrate spettacolare, mentre gli altri si sono affannati fortunosamente a trovare il giro. Abbiamo visto un Nicola Montalvini che ha sempre trovato traffico, si è cercato negli ultimi due giri la posizione per avere un giro libero, e purtroppo a metà giro è stato fermato da una bandiera gialla che non gli ha consentito di sviluppare la sua migliore prestazione. Ma io personalmente sono abbastanza contento, so che ci sono ancora qualche punto da migliorare nel circuito, da sistemare un pochettino meglio la moto, infatti già abbiamo parlato con Giuliano su alcuni lavoretti da fare, e poi vediamo. Chiaramente qui, come diceva Franco, la partenza è molto importante, perché comunque il livello dei piloti è molto molto vicino, quindi è molto importante partire bene e gestire le forze per tutta quanta la gara, perché adesso stanno iniziando a venire fuori parecchi buchi in salita, quelli stancheranno parecchio, quindi bisogna gestire bene le forze ed essere competitivo dal primo all'ultimo giro. Abbiamo visto che in salita sul salitone, che riprendiamo, sei in condizione di sfruttare più traiettorie, ti abbiamo visto affrontarlo a sinistra, affrontarlo a destra, abbiamo visto la tua Honda avere forse la leadership in trazione rispetto agli altri mezzi, e abbiamo visto una prontezza fisica di Nicola Montalvini in grado di gestire dopo 20 minuti di cronometrate perfettamente il mezzo, quindi le tue braccia sono sane. La tua preparazione atletica pensi che possa fare la differenza, o a questi livelli ragazzi siamo tutti lì? A questi livelli chiaramente sono tutti preparati, perché tutti quanti sono preparati per affrontare un campionato europeo, che le manche sono più lunghe e le piste sono ancora più rovinate, quindi sarà importante partire bene e gestire le forze bene fino alla fine, ma tutti quanti sicuramente sono preparati per poter affrontare questo tipo di gara. Nicola, linea di partenza, cosa guarderà soprattutto Nicola?
ma bisogna trovare un punto della pista, un blocco partenza diciamo abbastanza dritto rispetto alla prima curva, e poi bisogna azzeccare bene lo spunto, e quello lì sarà fondamentale. Sorpassare dura, Nicola? Eh sì, perché comunque la pista diventa quasi monotraiettoria, quindi sicuramente quando si bucherà ancora di più la pista, lì si farà un po' la differenza chi è più in forma e chi riuscirà a trovare le linee migliori. Diciamo che traiettorie ne puoi scegliere tante, ma a parte una, le altre ti fanno lasciare qualche decimo, sì, sul tracciato. Sì. Nicola, un grande in bocca al lupo, i nostri complimenti per aver difeso come sempre la bandiera italiana, sempre nelle migliori posizioni. C'una, arrivederci dopo gara 1 e dagli manciate di gas veramente, con un in bocca al lupo da tutti gli appassionati italiani. Crepi il lupo. Grande Nicola!